Ragazze, bentornate su Mondo Cosmetic. Ragazze, oggi nuovo video recensione, vediamo se indovinate l'azienda. Kiko! Bentornata Kiko! Allora, ragazze, vi voglio parlare di un prodotto che ho acquistato qualche tempo fa in saldo e che credo che non sia uno dei prodotti, diciamo, sempre presenti, ma fa parte appunto credo di una collezione che non sempre si, cioè voglio dire che forse adesso non trovate, a meno che non trovate ancora le rimanenze, però se lo trovate ho deciso di parlarvene perché lo trovo carino e quindi ho detto perché no, parliamone lo stesso perché tanto spesso Kiko ci ripropone dei prodotti in mega offerta, per cui se vi capita prendiamolo. Allora, vi sto parlando del blush Kiko. I blush della linea Color Veil, credo si dica così. I Color Veil sono dei blush cotti, quindi sono dei fard cotti e hanno un finish luminoso. Sono, se non ricordo male, ci sono sei colori, erano presenti, erano disponibili sei colori. Io ho preso il colore 01. Colore 01, vediamo se dice il nome, forse lo trovo sul sito. Il pink, niente, pink. Allora, vabbè, io vado sempre o sul nude o sul pink o su pesca, insomma, cose del genere. Effettivamente, io l'ho acquistato in offerta e credo di averlo pagato, non voglio dire sciocchezze, forse 3 euro. Il prezzo pieno dovrebbe essere 7,90 euro. E vi dico molto sinceramente, probabilmente non l'avrei preso a prezzo pieno, però a prezzo scontato era interessante, quindi ho detto ok, anche perché sapete il mio rapporto con Kiko non è sempre dei migliori. Per cui ho detto proviamo, diamoci un'opportunità. Ce l'ho su in questo momento. Io non ho altro che una BB cream e poi ci ho passato semplicemente un po' di questo. Io lo passo con il pennello della Elf, ormai resiste ancora, lo trovate un pochino sporchino perché l'ho utilizzato poco fa. E lo small stipple brush della Elf, credo ci sia ancora sul sito per cui si può prendere. Allora, come si presenta? Si presenta in forma circolare con questa apertura a scatto trasparente dove fa vedere il colore, appunto è un fardo cotto, all'interno ci sono 1,5 grammi di prodotto, dall'apertura dura 18 mesi. Allora, è molto, molto setoso, molto morbido, ha questo finish effettivamente molto luminoso, è molto morbido, ecco. Ed è veramente facile da sfumare e anche da applicare. Devo dire la verità, ha un'ottima pigmentazione a mio avviso. Io non sono sempre una fan dei fard di Kiko, però devo dire che questo qui mi è piaciuto. Vi faccio lo swatch sul dito perché ve lo faccio vedere, eccolo qui. Guardate com'è, diciamo, abbastanza luminoso, però non è di quelli particolarmente, mamma mia che si è messa in faccia, no? Per dire. Quindi è molto carino. Allora, io, vabbè, adesso lo sto mettendo così perché ce l'avevo sul dito. Sì, adesso lo facevo così. Allora, io non faccio altro appunto che prenderne, faccio proprio così, così. Quindi veramente niente sopra e poi me lo vado, sorridiamo sempre e lo vado a mettere qui. Poi io se mi rendo conto, vabbè, io lo faccio come tutte quante, se mi rendo conto di aver esagerato, io poi lo vado a sfumare un pochino. Però vi devo dire che utilizzato in questo modo, quindi non c'è bisogno perché veramente si preleva in fretta, è abbastanza pigmentato, poi l'effetto è molto carino, molto naturale, non è di quelli, diciamo, particolarmente artificiali e brutti. Ovviamente è modulabile, per cui se vi piace un effetto più evidente ne aggiungete, se vi piace un effetto un po' più delicato, a me probabilmente alle luci sembra più forte di quello che è, ma io ne metto sempre molto poco perché mi piace l'effetto delicato. Però mi piacciono molto i fard luminosi, a meno che io non decida, io sono molto per i trucchi luminosi, a meno che non decida di fare un trucco matte, allora lì ovviamente scelgo un altro tipo di prodotto. Però se vi capita di trovarlo ancora e sicuramente lo troverete perché io l'ho visto anche qualche tempo fa in un negozio, l'ho visto se non ricordo male al centro commerciale Vulcano Buono che sta a Nola, se non ricordo male lì era lì che l'ho visto e l'ho comprato lì e poi l'ho rivisto lì, però
Per cui se vi capita, dateci un'occhiata, probabilmente tra un po' troveremo la nuova collezione, cioè c'è adesso la nuova collezione, troveremo poi ovviamente i saldi anche su questa, quindi probabilmente se vi interessa vi conviene magari darci un'occhiatina adesso e vedere se lo trovate. Niente, io credo, spero che questa recensione vi sia stata utile, oggi non riesco a parlare, spero vi sia stata utile, se avete richieste di qualche video, qualche, insomma, vi va di dirmi qualcosa, commentate il video, vi mando un bacio grande e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ragazze! Grazie.